Ciao a tutti e bentornati all'oroscopo di Stars and the City. Oggi analizzeremo il periodo tra il 1° e il 23 ottobre, giorno in cui il Sole lascerà il segno della Bilancia ed entrerà nel misterioso, combattivo e sensuale segno dello Scorpione. Quindi dal 1° ottobre al 23 il Sole sarà nell'archetipo della Bilancia e quindi attraversa quelle che sono le simbologie della coppia. Molto importante è il fenomeno astronomico che si verifica il 1 ottobre alle 21:05 perché ci sarà la luna piena di ottobre e quando la luna si forma cade in un segno che è diametralmente opposto a quello del segno zodiacale corrente. Quindi sotto il segno della bilancia la luna piena sarà in ariete e quindi è una luna piena molto, molto tumultuosa, molto impegnativa per le coppie. Praticamente l'ariete è il lato ombra della bilancia, come il pesci è il lato ombra della vergine, no? Quindi ogni mese c'è una luna piena che porta in evidenza un'emotività che manifesta e rappresenta il lato ombra del segno solare corrente in quel mese specifico. Quindi nell'archetipo della coppia, in un sole, in un mese in cui l'energia è dedicata alla relazione, dedicata al noi, c'è una luna piena che evidenzia un contrasto, l'io contro il noi, perché la luna piena in Ariete manifesta e porta a galla tutte quelle emozioni che parlano, che raccontano di individualità, di egoismo, di rotture brusche, quindi di poca capacità di mediare, ma scelte impulsive, poco ragionate, ma molto, molto viscerali, molto, molto sentite. E quindi è una luna piena che si scontra anche non solo contro l'archetipo della coppia, quindi contro la simbologia della coppia e quindi può portare magari a delle scissioni, a delle rotture, a qualcosa di non unitario, ma votato al singolo. È molto interessante perché contrasta, diciamo, la diplomazia della bilancia. La bilancia è un segno molto politico, è un segno molto diplomatico, è un segno molto conciliante che patisce i contrasti, patisce le discussioni accese, patisce tutto quello che non è armonico. Perché? Perché all'interno di sé la bilancia indica due piatti che oscillano di continuo perché c'è una costante, continua, quotidiana ricerca di equilibrio, ricerca di serenità basata sull'equilibrio tra mente e cuore. Quindi la bilancia è alla ricerca di questa armonia, è votata a volte anche inconsciamente a mettere insieme le parti, quindi a cercare l'armonia e mai l'individualismo, la rottura e la non unità. Però a volte, soprattutto con i transiti che i segni dell'Ariete e della Bilancia hanno vissuto e stanno vivendo ancora, soprattutto le terze decadi di questi fine seconda e terza decade di questi due segni, c'è bisogno anche di non conciliare, di non essere diplomatici, ma fortemente veri e a volte perché ciò avvenga, è necessario che ci sia l'incoscienza, anche un pizzico di incoscienza arietina, che è quella che prima parte e poi ragiona. Quindi questa luna piena a 9 gradi dell'Ariete, opposta a un sole a 9 gradi della Bilancia, riguarderà fondamentalmente prima e seconda decade dell'Ariete, della Bilancia, questo in maniera contrastante, del Cancro e del Capricorno. Le terze decadi di questi segni sono notoriamente interessate già da ben altri scombussolamenti, perché sono alle prese con Marte in Ariete e Giove, Saturno e Plutone in Capricorno, che formano già una quadratura tra di loro e amplificano quindi la quadratura, la dissonanza a queste terze decadi, quindi ricordo terza decade Ariete, terza decade Cancro, terza decade Bilancia e terza decade Capricorno. Gli altri segni vengono investiti in maniera neutrale o con una spinta positiva
più positiva, più costruttiva, ma meno lacerante. Perché? Perché probabilmente hanno già fatto, come lo chiamo io, il lavoro sporco, quindi quello di eliminare magari tutte quelle sovrastrutture e quelle cose che non sono utili all'evoluzione. Ma vediamo segno per segno che cosa ci riservano le stelle. Sigla. Ariete, allora che cosa accadrà al segno dell'Ariete particolarmente intercettato da questa luna piena? Allora, Ariete, che cosa accadrà all'Ariete protagonista di questa luna piena? La prima e la seconda decade, che si trovano già avvantaggiate rispetto alla terza, che come racconto spesso nei video è ancora interessata dalla quadratura di Giove, Saturno e Plutone, quindi è molto in ATI. Tra il 10 e il 20-21 aprile sono ancora ancorati ad un passato impegnativo, magari a questioni legali, a conti da saldare, da riequilibrare prima di lanciarsi verso un futuro che da fine luglio li spinge a fare delle scelte, a prendere delle posizioni, a snellire, a velocizzare queste pratiche per andare avanti. Quindi sono già abbastanza sotto pressione. E infatti questa luna non li riguarda perché con un Marte retrogrado quadrato a Giove, Saturno e Plutone sono già molto impegnati. Quello che posso dire per la terza decade, che risentirà meno delle altre due decadi di questa luna piena, quello che posso dire è che nel mese di ottobre, nonostante le grandi tensioni che stanno già vivendo, già attraversando, dovranno temporeggiare e a loro sì, a loro è chiesta diplomazia perché vivranno anche l'opposizione del Sole. Quindi io li invito a mantenere un equilibrio di coppia, a non sfogare nella coppia le tensioni che già magari ci sono soprattutto sul lavoro, a non avere la tentazione di fare cose irregolari. Perché il Sole in Bilancia chiede legalità e ufficialità e vedrete sicuramente che già da novembre, ma soprattutto in dicembre, molte cose si sistemeranno. Quindi queste 3 settimane, le prossime 3 settimane di ottobre, le bilance di terza decade, le prime 3 settimane di ottobre, gli arieti di terza decade, devono cercare di essere molto calmi, di stare nelle regole e di cercare di sistemare, soprattutto legalmente, o comunque anche nelle relazioni, in qualsiasi rapporto, cercare di sistemare le irregolarità e gli impeti che ci sono stati precedentemente. E operate tutti, tutte le decadi, cercate di operare una certa, come dire, trasparenza e semplicità. Non giochiamo dietro, non giochiamo losco, cerchiamo di essere trasparenti e leali perché l'opposizione nelle prime settimane di ottobre di Mercurio ad Urano potrebbe far saltare poi delle cose che non sono, magari che non sono reali, che non sono concrete. Quindi questo è il consiglio che mi sento di dare agli arieti di aprile. Per quanto riguarda invece gli arieti di marzo e dei primi 10 giorni di aprile, questa luna è un detonatore che sistemerà e che darà una spinta per sistemare ulteriormente tutte quelle cose che probabilmente hanno già preso piede da aprile, in aprile, nelle prime 3 settimane di luglio e che adesso forse chiedono una verifica. Perché vi state preparando per andare nel vostro futuro. Dal 20 dicembre, per voi tutto quello che state maturando, tutto quello che state sistemando, tutti i progetti che avete avuto in quest'anno, tutto quello che avete abbandonato magari tra dicembre e gennaio, tra dicembre 2019 e gennaio 2020, potrebbero diventare magari un mai più. Nel senso che il futuro vi sta venendo incontro, ma un futuro ufficiale, duraturo, vi sta venendo incontro a grandi falcate.
Quindi questa luna piena serve a farvi verificare se siete veramente felici, se siete veramente soddisfatti di tutte quelle scelte che avete operato tra aprile e luglio. Quindi cose pensate in aprile, probabilmente messe in pratica in luglio, molti di voi le stanno già vivendo. E adesso c'è una verifica, in questi giorni c'è una verifica. L'energia della luna piena si può sentire prima, c'è chi la sente prima, che è già sull'orlo, che già è pronto a mandare delle cose all'aria o a ufficializzarle o a viverle, magari lo sente prima. Chi ha un atteggiamento un po' più passivo, chi cerca di, chi è molto ancorato al passato, chi ha paura di novità, di perdere il controllo, di mandare all'aria, chi non può, magari è più restio e le sente dopo. Però questa luna sarà di verifica. Per tutte quelle persone dell'Ariete, nati in marzo e nei primi 10 giorni di aprile, che nonostante le spinte molto forti a cambiare lavoro, a cambiare partner, a cambiare città, a cambiare casa, a cambiare, a iniziare qualcosa di nuovo, nonostante i transiti di aprile e luglio, per tutte quelle persone che nonostante questi transiti sono riuscite a opporre resistenza e quindi a rimanere nel passato, questa luna è un crash test, è una verifica molto impegnativa. Quindi quello che si regge per scommessa potrebbe saltare. Non ce la fate più, e se non lo fate voi, anche se non ho mai visto un ariete estremamente riflessivo, però esistono. A questo mondo c'è tutto. Se non lo fate voi, lo farà qualcun altro per voi. Se dovesse succedere qualcosa, se doveste perdere una situazione, sappiate che per voi è in arrivo qualcosa di molto buono, delle nuove occasioni da metà dicembre. Quindi cercate di avere fede nella vita. E passiamo al segno del toro. Allora, per quanto riguarda il segno del toro, questa luna piena e comunque tutti i transiti di ottobre, delle prime 3 settimane di ottobre, sembra che abbiano una rilevanza fondamentale, un ruolo importante sulla salute. Sicuramente molti toro si saranno accorti, almeno da un mese, un paio di mesi, che devono darsi da fare. Non si può, il cielo dice che non si può continuare a rimanere nell'ozio, nel fare soltanto quello che vi è comodo, ma bisogna veramente darsi una mossa, bisogna veramente diventare attivi. E sembra che questa luna piena lo abbia risottolineato per l'ennesima volta. Il toro, si sa, è molto impegnato con il lavoro. Normalmente si dedica già tanto al lavoro, ma negli ultimi 2 anni il suo focus, le sue priorità, sono state veramente, indirizzate verso la carriera, verso il lavoro, verso un progetto costruttivo, una sorta di realizzazione e anche, ad una sistemazione di quelle che sono, le eredità. Ma anche l'eredità in senso non soltanto materiale, ma anche spirituale, energetico, genetico. Ci sono state un sacco di cose da sistemare. E la salute, lo stile di vita è uno di questi. E in questo periodo si stanno verificando molte cose, stanno venendo a galla magari dei fastidi, dei problemi, delle problematiche che spingono per far capire al toro che deve lasciare il solito tran tran e occuparsi della propria salute, anche e soprattutto riguardo alle questioni ereditarie. Oltre a questa problematica, quindi prendetevi cura di voi, dedicate il mese di ottobre ai controlli, magari a rivedere cose che si trascinano da tempo prima che diventino croniche o che diventino problematiche, o comunque fate un check-up. Non c'è nulla di catastrofico e di problematico, c'è soltanto
un cielo che vi spinge a cambiare stile di vita, quindi a prendervi cura di voi, ad essere più attivi, e questo vi farà essere anche più sani mentalmente, mens sano in corpore sano, quindi anche meno irascibili, meno collerici. Io vi ricordo sempre che il toro ha una dodicesima casa in ariete, quindi sembra pacioso, ma finché non viene disturbato, perché non se ne fa passare una sotto al naso. Per questo le sue collere sono impegnative e irrefrenabili. E in seconda casa, in dodicesima casa, in questo momento c'è Marte, ci rimarrà fino a gennaio, quindi molta insoddisfazione che va vista. Quando Marte sosta in una dodicesima casa, non è per dar fastidio, anche se un toro, una bilancia potrebbero intenderla così, perché non amano essere disturbati e distolti dal loro pacioso godimento della vita. È perché ci sono delle cose che evidentemente è ora di affrontare, delle insoddisfazioni da affrontare e delle problematiche da affrontare, che il toro sicuramente per grande pigrizia trascina o tralascia. E questa volta bisogna guardare a questa insoddisfazione e a queste problematiche. Quindi sicuramente saremo tutti d'accordo nel dire che il toro deve assolutamente dedicarsi ad uno stile di vita più attivo. Sembra che il cielo voglia questo, uno stile di vita più sano, più parco, più attivo. Quindi non indugiate troppo, non siate troppo pigri. Nella vita sentimentale, soprattutto per quanto riguarda la prima e seconda decade, quindi nati di aprile e nati fino al 9-10 maggio, ci sarà una veloce opposizione tra Urano e Mercurio, quindi probabilmente avete una grande voglia di cambiare molte cose, però forse non lo state ancora, rivelando al partner. Verso fine mese avrete l'occasione anche per vuotare il sacco. Il consiglio delle stelle è di piano piano cominciare ad anticipare qualcosa. Quindi io vi ricordo sempre che l'opposizione Mercurio-Urano potrebbe far saltare degli altarini, far venire a galla delle cose non dette. Quindi siate lineari, semplici e trasparenti. Quindi questo mese le parole d'ordine sono prendersi cura di sé, attività e trasparenza e linearità, e arriveremo sani e salvi sicuramente a fine mese e a novembre. La terza decade del toro, insomma, tutto sommato, procede un po' meglio delle prime due decadi. Un po' meglio significa senza enormi scossoni, c'è una grande voglia di costruire, ma anche una grande insoddisfazione per quel Marte in dodicesima casa. La luna piena sta sicuramente facendo emergere un ulteriore bisogno di cambiamento, e insomma i toro di terza decade sono più fortunati da questo punto di vista in questa fase. Ovviamente presto potrebbero avere altre dissonanze. I toro della terza decade sono in questo momento, sì, sentono insoddisfazione, ma sono spinti anche a realizzare tutta una serie di cose prima che arrivi la fine di dicembre 2020. Quindi, insomma, datevi da fare, mi raccomando, datevi da fare. E veniamo al segno dei gemelli. Questa luna piena e tutto il cielo di ottobre, comunque soprattutto fino al 23, sono molto positivi per il segno dei gemelli. Questa luna piena, nello specifico, interessa i nati in maggio e i nati fino al 9-10 giugno, quindi prima e seconda decade. Ed è un'ulteriore spinta propulsiva a decidersi, a procedere, a prendere di petto la propria vita, perché si sa che il Gemelli, un po' come la bilancia, è doppio, è un po' come la bilancia, ma per motivi completamente diversi, a volte oscilla, indeciso, non prende mai una posizione, dice che lo fa, ma poi non lo fa, e insomma sembra che abbia, non lo so, intrapreso una nuova strada e poi ritorna nel passato. Insomma, il Gemelli, si deve mettere d'accordo, perché insomma abbiamo sempre a che fare con una piccola comitiva, all'interno di una persona sola. Ovviamente si scherza, però il Gemelli ha avuto dei transiti, soprattutto prima e seconda decade, dei transiti molto interessanti in aprile,
Dal 1 luglio, cioè quindi in aprile, sono state prese tutta una serie di decisioni o comunque hanno avvertito una spinta a procedere. Dal 1 luglio, chi non aveva potuto realizzare o muoversi in aprile, quindi fino ai primi giorni di maggio, in luglio ha subito un'ulteriore spinta. E quindi è molto probabile che molti gemelli abbiano intrapreso qualcosa di nuovo, anche nel settore delle amicizie, anche nei progetti, anche diciamo nell'entourage. C'è stata qualche novità. E questa luna piena in Ariete, opposta al sole in bilancia, è un'ulteriore spinta a procedere e a concretizzare una nuova fase di vita, una nuova fase di vita che dal 20 dicembre diventerà fantastica. Quindi tutti quei gemelli che stanno lavorando a nuovi progetti potrebbero avere un'impennata in questi giorni di ottobre. Quindi è un cielo che li spinge veramente il gemelli a darsi una mossa, a fare degli ulteriori passi avanti, anche per quanto riguarda diciamo la consapevolezza. Molti gemelli sono chiamati a maturare. Sicuramente lo stellium in Capricorno indica degli anni molto impegnativi, poco leggeri. Quindi sicuramente ci sono dei gemelli che sono in sofferenza perché il gemelli non ama prendersi grandissime responsabilità. Ricordiamoci sempre che è un segno d'aria, è un segno aereo, volatile, leggero, che ama il divertimento, la chiacchiera, il cambiamento, non ama la routine, non ama la noia. Sicuramente un anno, ma anche negli ultimi 2 anni, la congiunzione Saturno-Plutone, raggiunta poi da Giove a fine 2019, quindi un 2020 impegnativo, pieno di, non lo so, di responsabilità, di avanzamenti, di crescite. Molti gemelli stanno sentendo, insomma, l'età che avanza, le responsabilità che aumentano e non sono super entusiasti di tutto, insomma, vorrebbero che queste responsabilità non fossero arrivate tutte con una volta, ma un po' per volta. Quindi questa luna piena a chi fa fatica magari a procedere, a chi cerca di rimanere nel passato, sicuramente darà un'ulteriore spinta. Inoltre questa luna per i gemelli porta anche un chiarimento sentimentale. Questa luna piena non a caso ha l'ascendente gemelli e si svolge fra la quinta e l'undicesima casa, quindi fra l'amore e le amicizie. Probabilmente una persona uscirà dalla vostra comitiva di amici, oppure voi vi renderete conto di non provare più un sentimento per una persona o scoprirete di sentire la mancanza o di nutrire un sentimento per magari per un amico. Questo riguarderà sicuramente i gemelli più giovani, quindi quelli che vanno a scuola, gli adolescenti. Altri stanno decidendo di abbandonare una passione e alcuni gemelli, soprattutto da luglio, anche da aprile, e con questa luna lo riconfermano, stanno facendo diventare o una passione qualcosa di più importante, quindi un hobby che si trasforma in qualcosa di più importante, o un'amicizia si sta trasformando in amore. Comunque il periodo è veramente molto movimentato, movimentato in positivo, movimentato come piace a voi, molto divertente, pieno di vita, pieno di novità, però dovrete probabilmente fare anche delle scelte. E passiamo al segno del Cancro. Questa luna è molto impegnativa, come dicevo, per il segno del Cancro, come dicevo ad inizio video, perché l'Ariete e la Bilancia sono dissonanti al Cancro. Già i Cancro sono molto impegnati da tempo a consolidare dei rapporti sentimentali, quindi sono stati impegnati con preparativi matrimoniali o a risolvere dei matrimoni che non andavano bene, hanno avuto dei contratti o si sono visti ridurre, diciamo, la fortuna nei contratti. Molti Cancro sono stati impegnati in questioni legali, in chiarimento, quindi sicuramente dal 20 dicembre 2017 ad oggi non è ancora finita. Mancano ancora un paio di mesi, forse anche tre, i Cancro sono stati chiamati veramente a crescere. Se i gemelli hanno sentito, hanno avvertito la pesantezza,
le responsabilità, se hanno avvertito le regole come molto dure, ma comunque le hanno rispettate, il cancro veramente è stato chiamato ad impegnarsi con grande serietà e con grande maturità, veramente a crescere. Il cancro ha ovviamente Saturno contro, quindi nel settore delle relazioni, quindi tutte le simbologie che ho indicato sono sottoposte a verifica, pressioni, responsabilità, ma ovviamente questo è tutto positivo, è tutta crescita, l'universo non vuole che noi soffriamo, è soltanto volto, spinge soltanto per la nostra evoluzione. Quindi tutti i cancro che hanno magari avuto difficoltà in questi settori erano dei cancro che tendevano a rimandare la crescita ed essere molto figli, molto, molto ragazzi, molto bambini, e sempre, sempre votati al soddisfacimento delle loro necessità, dei loro bisogni e del loro nido, quindi sicuramente sono stati chiamati ad uscire dal nido, a magari ad occuparsi di altre persone, a non pensare in primis a se stessi, ai propri bisogni, ma a fare quello che era il dovere. Quindi i cancro già da 2 anni e mezzo vivono questa dimensione, no? Di impegno, di crescita, grazie a Saturno contro, Plutone contro e poi da dicembre 2019 anche Giove. Ora, dopo un marzo veramente impegnativo, dal primo luglio anche Marte è diventata molto sfidante per i Cancro. Quindi, cosa può essere accaduto? Nel momento in cui delle relazioni sono state definite, da luglio molti cancro con Marte in quarta casa hanno cominciato o a sistemare un nido o a andare fuori dal nido e magari tornare a casa, tornare alle origini o andare a vivere da soli. Queste sono le grandi dinamiche di questa situazione. Questa luna piena, nello specifico, riporta a galla queste dinamiche. Quindi, porta i cancro a dover trovare un equilibrio tra le loro aspirazioni e la famiglia, proprio la famiglia intesa come nido, come famiglia di origine, come famiglia che si sono creati, perché evidentemente c'è bisogno di ulteriori assestamenti, quindi di ulteriore attenzione. Questa luna piena chiede questo soprattutto ai cancro di giugno e ai nati in luglio fino al 9-10, quindi prima e seconda decade. La terza decade del cancro, oltre a ricevere le opposizioni di Giove, Saturno e Plutone, quindi sta sistemando questioni legali, sta definendo i dettagli di un divorzio, di un matrimonio, e anche di una situazione, di una o più situazioni lavorative, è chiamata da fine luglio, primi di agosto, ad occuparsi di questioni domestiche, quindi o di un familiare o di una ristrutturazione vera e propria o di l'abbandono di un nido a favore di un altro, quindi tutta una serie di avvenimenti e di grande pressione che oltre a quello dei contratti richiedeva l'attenzione anche nella quarta casa e quindi in tutte le simbologie della quarta casa. La terza decade è meno interessata da questa luna, anche se non si può certo pensare che un cancro che è governato dalla luna non risenta di una luna piena, quindi anche se come gradi, la terza decade non viene interessata, sicuramente percepirà le fluttuazioni delle proprie intensità e della propria emotività. Quello che tutti i cancro stanno percependo, prima, seconda e terza decade, forse adesso tra seconda e terza, con maggiore intensità, è che non possono dedicare a se stessi il tempo che desiderano. Che non possono coccolarsi, sono molto sfidati, molto chiamati a fare una vita intensa, a fare dei sacrifici, a sacrificare ore di sonno, alimentazione, comodità. È come se stessero facendo un piccolo servizio militare. Quando finirà tutto questo, probabilmente a fine mese, i cancro cominceranno a percepire una certa distensione. Le buone notizie arrivano già dai primissimi giorni di ottobre. Sicuramente le buone notizie, nei primi giorni di ottobre, anche nella seconda e terza settimana, prima e seconda decade del cancro saranno molto, molto favorite
dalla possibilità, dal cielo, da Mercurio, dalla posizione di Mercurio in Scorpione che tenderà a portare buone notizie. Poi Mercurio tornerà retrogrado e ritornerà nel segno della bilancia e quindi lì sarà interessata più la terza decade, ma ci dedicheremo sicuramente un video a parte perché si tratta proprio della fine del mese. In questo momento cercate di mantenere la calma. Cercate di essere più equilibrati possibile e sappiate che è tutta crescita e quindi bisogna soltanto darsi da fare perché poi i sacrifici non sono molto piacevoli quando si fanno, però i risultati poi sono molto interessanti, quindi consolatevi in questo modo. Passando al segno del leone, questa bella luna piena, è a favore del leone, come per esempio era a favore dei gemelli, come è a favore del sagittario, come è a favore dell'acquario, perché si mette, diciamo, in mezzo si pone in una situazione, in una posizione strategica rispetto a questi segni. Quindi il leone di luglio e i primi nati, i nati nei primissimi giorni di agosto sono sfidati, sono enormemente sfidati dalla sorte. Questa luna piena sembra che riesca a fargli rilassare un attimo, quindi a creare un gap temporale, una fase temporale nella quale riusciranno a rigenerarsi e ricaricarsi. Che sia una piccola vacanza, che sia un momento di break, qualcosa di positivo al lavoro. Questa luna piena porta una decongestione al leone che troverà una valvola di sfogo a tutta la sua insoddisfazione e alle grandi responsabilità, ma anche alle grandi privazioni che sta vivendo. Tutto il mese di, a parte questi i giorni della luna piena, ci sarà una posizione scomoda di Mercurio per i leoni di luglio e per i nati nei primissimi giorni di agosto. Una posizione scomoda di Mercurio che magari porta a dei chiarimenti, se non dolorosi, comunque complicati, verità scomode, qualcosa di non detto, qualcosa di nascosto. Il consiglio è di essere molto trasparenti come vi si confà, come vi si addice. Il leone è il segno della lealtà e dell'onestà e della regalità in assoluto e data la posizione scomoda di Mercurio opposto a Urano, io vi consiglio poche parole ma buone. Quindi cercate di essere lineari e parchi nelle vostre comunicazioni. Questo è. Prestate attenzione perché Urano non è dalla vostra parte e non è, diciamo, dalla parte, non è a favore di tutte le cose non dette, del voler sapere, della curiosità, del pettegolezzo, della menzogna, dell'assenza ingiustificata. Diciamo che Urano è l'opportunità, Urano è la sorte, è la fatalità in questo caso, e in questo caso è opposta, in questo periodo è opposta a Mercurio. Quindi cercate di essere lineari, questo vale soprattutto per i nati in luglio e per i nati nei primi giorni di agosto. Periodo più favorevole per i nati terza decade, quindi fine seconda decade, da Ferragosto in poi, no, dal 10 agosto, insomma, dal 21, 22, 23 di agosto, sono in una dimensione ancora più favorevole. Non risentono delle dissonanze di Nettuno, risentono alcuni positivamente della luna piena, altri del favore di Marte. Quindi i leoni di terza decade fondamentalmente godono di un momento molto molto positivo, ancora più bella alla fine del mese, ma ne parleremo successivamente, insomma. E passiamo al segno della Vergine, che vivrà una luna piena molto impegnativa, nell'asse, diciamo, materia, emotività, possesso e libertà, e anche soldi.
Molte vergini, soprattutto quelle di prima e seconda decade, mentre la terza sta già costruendo delle cose, saranno impegnate con questa luna piena, quindi in questa prima settimana, 10 giorni di ottobre, a valutare a che punto sono rispetto al loro percorso di indipendenza da tutto e da tutti. Sicuramente ci potrebbe essere una caduta, una spinta a rifare cose del passato, a cercare persone del passato, a cercare svaghi del passato, a ricadere magari in vecchie abitudini. E quindi alcuni ce la faranno, alcuni riusciranno a controllarsi, altri torneranno nel passato per vedere com'è la situazione. Quindi per vedere se quel passato piace ancora, se quel passato è ancora interessante. Ma è talmente bello il cielo per la Vergine, che chi non ha più a che fare con vecchie situazioni, con questa luna in queste prime settimane di ottobre, segnerà una pietra miliare, un avanzamento di consapevolezza, di un successo nel proprio percorso, proprio di indipendenza emotiva, affettiva, economica. Molte vergini stanno lottando con l'indipendenza. Stanno lottando con il bastare a se stessi, stanno lottando con il non avere più bisogno di vecchi schemi e vivere una vita con una nuova libertà e con nuove prospettive. Molto belle le notizie che arrivano, soprattutto per prima e seconda decade, che arriveranno intorno a questa luna anche nei giorni successivi, buone notizie, notizie di contratti, notizie di nuovi colleghi e vedremo come procederà, che cosa sceglieranno queste vergini rispetto alle buone notizie che arriveranno. La terza decade della Vergine invece sembra essere molto impegnata nell'amore, nelle nuove passioni, in una nuova convivenza, o con maternità e paternità. Quindi fatemi sapere se stanno avvenendo queste cose, perché soprattutto la Vergine di fine seconda decade e tutta terza sta facendo dei grandi investimenti per il futuro, soprattutto in termini di sentimenti. Quindi molte Vergini hanno trovato l'amore della propria vita, o comunque delle persone che rimangono persone importanti, persone che sono delle pietre miliari nella storia sentimentale di queste persone, e c'è chi sta vivendo con grande responsabilità l'esperienza della paternità e della maternità. Quindi probabilmente per quelle persone, per quelle vergini, questa luna piena, nell'asse dei soldi, nell'asse del possesso e della materia, li sta facendo anche valutare, che cosa hanno accumulato, che cosa devono ancora magari guadagnare, che cosa mettere da parte, proprio progetti per il futuro. Intesi nell'asse materiale, diciamo, nell'asse economico. Poi si sa che, insomma, la Vergine ama essere una buona formichina, mettere da parte. Quindi questo è un mese di bilancio economico, di bilancio anche affettivo e emotivo, perché si sa che, ragazzi, se abbiamo un buon ordine nella nostra emotività, anche la nostra condizione economica ce lo racconterà e parlerà per noi. Perché chi ha il controllo dell'emotività ha il controllo anche dei propri beni e dei propri averi. Quindi queste sono le parole chiave, per la Vergine. E passiamo al segno della Bilancia, altro grande protagonista di questa luna piena molto energica, chiamiamola così. Nati di settembre e i nati in ottobre, fino all'8, 9, 10 ottobre, sono i più interessati da questa luna piena molto passionale, ma anche, insomma, molto di contrasto, molto combattiva. Quindi se avete delle situazioni traballanti, state attenti a non perdere le staffe, state attenti a non eccedere, state attenti a non dire cose che non pensate e di cui magari poi vi pentireste. Per le situazioni complicate, per le situazioni delicate, questa luna piena potrebbe fare il là per, non lo so, per un effetto domino verso
di avanzamento verso la vostra libertà e indipendenza da una situazione ufficiale. Quindi, insomma, del resto del cielo vi favorisce, soprattutto i nati in settembre godono già del trigono di Saturno. Quindi, insomma, soprattutto i nati nei primi giorni di ottobre, cercate di controllare gli animi, di controllare gli istinti, coltivate la calma, coltivate il distacco, dedicatevi al riposo. Questa luna riguarda l'asse sentimentale, l'asse legale, l'asse contrattuale delle vostre vite. Quindi chi aveva già preso degli accordi e doveva fare un contratto, chi vuole sposarsi, sicuramente avrà degli avanzamenti positivi in questi settori, quindi molti firmeranno dei contratti, chi voleva andare via da un posto riuscirà ad uscire da quel posto, per tutti i bilancia che si stanno affrancando da un lavoro, per tutti quei bilancia che si stanno affrancando da situazioni, da vincoli legali che non erano più soddisfacenti, abbiate fede. Perché tempo 2 mesi, anche dove voi pensate che non ci sia più nulla, voi vedrete che da fine novembre comincerà una nuova fase molto fortunata per voi, che diventerà ufficiale e reale nei primi mesi del 2021. Quindi, se non state più bene in un posto, abbiate fede, ma ra non ragionate con la mente, ragionate con il cuore, perché ragionate con il cuore perché la sede della felicità risiede lì. Quindi occhio agli animi. Questa luna può essere molto passionale, quindi laddove ci sia una lite, cercate di trasformarla in passione, quindi in unione. Passate da uno sfogo fisico all'altro e quindi divertitevi in un modo trasgressivo. Questa potrebbe essere per voi una luna molto trasgressiva ed è sicuramente preferibile rispetto a che l'energia vada invece verso i contrasti, verso le liti e verso le rotture. Quindi animo. Per tutto il resto del mese, prima e seconda decade, avranno delle notizie riguardo ai soldi. Forse ci sono delle spese da fare. Forse ci sono dei progetti che richiedono un certo investimento e forse dovrete sistemare anche delle questioni riguardanti l'asse ereditario, ma se ne sta soltanto iniziando a parlare. Prima che questo diventi effettivo, probabilmente dovremmo aspettare ancora un po'. È giusto un pur parler, quindi voi siete avvisati. Organizzatevi, andrà tutto bene. La terza decade della bilancia risentirà meno di questa luna, diciamo di questa luna piena, ma contemporaneamente sfidata da Marte, quindi per fortuna questa luna piena si compie ai primi gradi della bilancia e non su Marte in Ariete, che già quadra Giove, Saturno e Plutone, altrimenti ci sarebbe stata un detonatore un po' troppo impegnativo da reggere, perché molte situazioni traballanti della bilancia, molte cose che stanno cercando di portare nel futuro, di mantenere, di far reggere, molte cose sarebbero saltate. Quindi, miei cari bilancia, siete molto sfidati, molto impegnati, veramente non vi state risparmiando e siete stati anche fortunati perché questa luna piena si è fermata ai primi gradi, quindi vi arriverà soltanto una folata di vento, ma non verrete travolte, altrimenti sarebbe stata un vero uragano. Anche le bilance della terza decade sono molto impegnate nelle relazioni, nella legalità, in questioni contrattuali, nei processi. Qualcosa vi spinge ad andare nel futuro, a rompere e a ricominciare da capo. Questioni legali, doveri e impegni vi trattengono. Forse adesso è soltanto il momento di fare i conti, anche se c'è qualcosa di grosso che vi spinge ad andare nel futuro. Aspettiamo fine novembre, aspettiamo dicembre, aspettiamo che tiri un'aria migliore dove possibile. Questo dove possibile, fatemi sapere nei commenti come stanno andando le cose, soprattutto. Ovviamente i commenti sono graditi da tutti. La bilancia ha una particolare attenzione per i nati dal 10 al 20-21 ottobre.
C'è chi ha già lasciato il proprio passato per lanciarsi nel futuro e chi invece sta ancora tergiversando. Fatemi sapere come procede. E passiamo al segno dello scorpione. Allora, lo scorpione di prima e seconda decade, soprattutto i nati in ottobre, nei primissimi giorni di novembre, sono molto sfidati. Sono molto sfidati. Hanno perso il controllo di molte situazioni. E questa luna piena che si forma nel settore lavoro-salute farà perdere loro ulteriore controllo. Quello che questa luna piena fa emergere sono insoddisfazioni e problematiche dal punto di vista lavorativo, proprio nella quotidianità, nei colleghi, nello svolgimento del lavoro, problemi nella sede di lavoro. Ed è legata, potrebbe esserci una somatizzazione dello stress. E soprattutto questa luna piena farà emergere un grosso stress per questi amici dello scorpione. Perché? Perché coinvolge l'asse della dodicesima e della sesta, quindi l'inconscio e la salute e il lavoro. E gli scorpioni, soprattutto i nati in ottobre e i nati nei primi giorni di novembre, hanno già un cielo impegnativo. Da maggio 2018, infatti, c'è Urano opposto e Saturno. Tra marzo e luglio ha quadrato seccamente tutti i nati in ottobre e primo, due, i nati tra il primo e il 3-4 novembre. È rientrato nel Capricorno, però non si è allontanato a sufficienza perché la quadratura per i nati in ottobre non si sentisse. Quindi i nati in ottobre sono quelli che forse hanno dato di più, che hanno lasciato più cose nel passato. Saturno è anche il tempo e quando forma delle quadrature indica che volenti o nolenti per noi, per alcune situazioni che ci riguardano, il tempo è scaduto e quindi c'è sempre qualcosa che va lasciato nel passato e si procede nel futuro ancora più leggeri. Questa luna piena serve forse a far venire a galla. Se usata nel modo migliore, perché comunque sarà una luna di tensione, serve per far venire a galla ulteriori insoddisfazioni e quindi a dare il coraggio necessario per cambiare ulteriormente, quindi per lasciare questa volta volenti qualcos'altro nel passato. Quindi comunque è un cielo di grandissimo cambiamento. Ci sono molte notizie che arrivano in entrata e uscita nella vita degli scorpioni, soprattutto nei nati in ottobre, che sono veramente più interessati da questo cielo nevralgico, e i nati nei primissimi giorni di novembre. Delle notizie, non tutto andrà a buon fine perché Mercurio riceve l'opposizione di Urano, ma soprattutto molte vostre iniziative potrebbero non andare a buon fine in questo momento. Quindi, forse per dei cambiamenti che voi desiderate attuare, ci sarà da aspettare forse in dicembre, tra fine novembre e dicembre. Preparatevi, chi è pronto per il cambiamento si prepari. Quindi, usi questa luna soltanto per prendere ulteriori consapevolezze. Il consiglio anche per voi è di essere più lineari possibile. Perché? Perché Urano opposto al vostro Sole, al vostro Mercurio, potrebbe farvi pagare tutte quelle situazioni poco chiare e tutte quelle parole magari buttate per ferire. Perché lo Scorpione a volte, quando non è evoluto, ha questo atteggiamento passivo-aggressivo, quindi non si manifesta mai dichiaratamente come può fare un ariete, però tende comunque a colpire l'avversario o a sfogare sull'altro le proprie frustrazioni. Con i transiti che avete, l'invito a contenervi, ad essere sinceri, lineari, quindi anche ad andare contro i vostri impulsi e i vostri istinti è forte. È un invito sincero e forte quello che vi faccio perché in questo momento potreste rivelarvi delle vere pentole a pressione. Quindi trovate un modo per sfogare, anche stando a contatto con la natura, magari stando meno a contatto con i vostri simili, trovate un modo per sfogare tutta questa tensione, tutta questa insoddisfazione e tutta questa rabbia. Sfogate lo stress da qualche parte.
cercate di non somatizzare. Discorso diverso per gli scorpioni di terza decade che vivono un momento costruttivo che risentiranno di questa luna in maniera più dolce, in maniera più contenuta. Anche per loro l'asse interessato è quello del lavoro e dell'equilibrio, del benessere spirituale, personale, quindi potrebbe emergere anche per loro una grande insoddisfazione che tra l'altro percepiscono già da tempo, però in questo caso possono già provvedere, quindi invece di contenersi, invece di prestare attenzione, possono già operare i cambiamenti che vogliono, anzi è un invito proprio a farlo. Siete favoriti dalla sorte, siete favoriti dalle stelle, avete la legge, le opportunità, la legalità dalla vostra, prima che arrivino transiti più impegnativi e sfidanti, se c'è qualcosa che non vi soddisfa, osate e cambiatela. E fatemi sapere nei commenti questa luna piena che cosa vi ha fatto emergere, perché sarà molto interessante lo scambio. E passiamo al segno del Sagittario. Soprattutto prima e seconda decade sono interessate in maniera positiva da questa luna piena. Anche la terza, che già gode del trigono di Marte, percepirà questa luna in maniera positiva. Ma sono proprio le prime due decadi, e la prima in particolare, che godono di un momento di grande cambiamento e di grande favore, da parte delle stelle. Quello che può accadere, soprattutto di prima decade, dei nati nei primissimi giorni di dicembre, è un colpo di fulmine, un nuovo amore, una nuova passione per gli sportivi, una gara, un ritorno a gareggiare, una vittoria, una piccola vincita o qualcosa di molto carino e di molto positivo riguardo ai propri figli. È una luna di novità. Di nuove prospettive, è una luna di crescita, è una luna di avanzamenti, è una luna di sorprese. Queste prime settimane di ottobre possono portare delle sorprese molto piacevoli, delle passioni travolgenti che potrebbero diventare veramente qualcosa di serio. Comunque, io vorrei che tanto che mi scriveste nei commenti quali novità, quali belle novità vi stanno arrivando in queste prime giornate di ottobre, in queste prime settimane di ottobre, perché avete veramente dei transiti fantastici. Voglio sapere quanti di voi si innamoreranno con un colpo di fulmine, quanti avranno uno switch, una vecchia storia a favore di una nuova, e sappiate che dietro questi transiti potrebbe esserci anche un grande amore, o una grande fortuna, o una grande passione, un hobby che vi dà delle grandi soddisfazioni da parte per gli sportivi, quindi per gli sportivi, per i ballerini, per gli artisti. Ecco, molti artisti che torneranno come gli sportivi ritorneranno sul set, ritorneranno a lavorare, ritorneranno a creare e a produrre, quindi molto bella, e qualcosa di bello anche per i figli. Quindi fatemi sapere anche novità per quanto riguarda le amicizie e l'entourage. Per quanto riguarda il Sagittario di terza decade, quindi nati tra il 10 e il 20, 21, a volte 22 dicembre, c'è un momento di grande movimento, movimento, movimento. Non fate altro da fine luglio, non fate altro che andare a destra e a sinistra, e per il momento continuate a girare e non sapete ancora dove fermarvi. Aspettiamo fine mese per avere delle notizie molto interessanti che stavate aspettando da tempo. Io vi dico solo questo. Fatemi sapere nei commenti se arriveranno delle belle novità, perché io aspetto veramente la fine per me, della fine del mese per voi, perché avrete delle novità molto belle, molto interessanti, che daranno il là a qualcosa di nuovo che nel 2021 diventerà molto interessante. Che dire, dovrete fare delle scelte. Verso la terza settimana di ottobre sarete chiamati a fare delle scelte. Al momento non sapete dove fermarvi, e in questo tran tran avete seminato molti semi. Tornerà tutto in una volta e non sarà una cosa sola, quindi poi dovrete scegliere quello che è meglio per voi. Fatemi sapere nei commenti.
E veniamo al segno del Capricorno, che è un segno sicuramente interessato da questa luna piena, interessato più di altri, interessato ma protetto. Soprattutto le prime decadi, la prima e la seconda, sono interessate da questa luna piena, ma anche protette da Urano, da Mercurio, da Venere. Invece la terza decade, quindi i nati tra il 10 e il 20, 21 gennaio, sono più sfidati di altri perché su di loro rimane lo stellium, la congiunzione di Giove, Saturno e Plutone, quindi il loro operato viene valutato a 360 gradi e c'è la quadratura di Marte, quindi per loro il periodo è impegnativo. Di buono c'è che comunque il periodo è impegnativo, ma forse dura un po' meno che delle prime due decadi che invece sono impegnate in queste competizioni, in questa crescita, in questo crash test da dicembre 2017. Invece la terza decade del Capricorno, diciamo che ha avuto un 2020 impegnativo anche una fine 2019, il 2020 ancora di più, però è sempre aiutato da Giove. Quindi passiamo alle prime due decadi, quindi nati di dicembre e quelli dei primi 10 giorni circa di gennaio, perché sono quelli più interessati. Per il Capricorno, come per il Cancro, questo asse, quindi questa luna piena, si interessa e pone l'attenzione sulla carriera, sulle aspirazioni e sulla famiglia. Il Capricorno è chiamato a prendere diverse responsabilità. È chiamato a interessarsi sia del proprio ambito familiare, per famiglia intendiamo sia quella d'origine che quella nuova che si è venuta a creare e anche tutti gli immobili. E poi ci sono le aspirazioni, la carriera. Diciamo che c'è qualcosa che ostacola le aspirazioni e il godimento delle soddisfazioni che comunque il Capricorno ha avuto e questa luna piena le sta facendo emergere. Quindi si sa, il Capricorno è legato alla decima casa, il Capricorno è molto ambizioso, il Capricorno vuole emergere, vuole accumulare, vuole vincere nel lungo tempo, però in questo momento non può dedicarsi soltanto alle sue aspirazioni, soprattutto alle sue ambizioni, perché c'è qualcosa legata al settore famiglia, al settore immobili, al luogo natale che lo chiama, che quindi gli chiede una parte dell'energia. C'è da dire però che sempre le prime due decadi sono favorite da un Mercurio favorevole, da un Urano che seppur retrogrado forma un fantastico trigono, è uno dei pochi segni favoriti anche dalla Venere in Vergine. Si sa, la Venere non è molto ben posizionata nel settore della Vergine, eppure il Capricorno è uno dei pochi segni che riesce a trarre vantaggio anche da questo. Questa luna piena, questo mese, queste prime 3 settimane di ottobre sono molto buone per gli studenti sia universitari che gli studenti del liceo, comunque per tutte le persone che vivono la vita scolastica e per gli amici. C'è un periodo di grande apprendimento, di grande crescita, anche di grandi soddisfazioni, di grandi riscontri, di proprio di avanzamento dei propri orizzonti, degli orizzonti personali, degli orizzonti culturali e degli orizzonti psicologici. Novità negli amicizie, ci sono persone che tornano, persone che vanno via, ma comunque in una maniera abbastanza piacevole e dove non è piacevole comunque ci sono tutte le prerogative, tutti gli strumenti per elaborare la fine di un'amicizia e la nascita di una nuova amicizia. È un periodo bello per i sentimenti, impegnativo ma bello. Verso il 20 di ottobre ci sarà forse qualche piccolo contrasto per il Capricorno della terza decade,
qualche notizia che può magari provocare nervosismo o che comunque li porta nuovamente ad interessarsi di cose che li distolgono dai loro, diciamo, dalle loro ambizioni, dalle loro aspirazioni, però è qualcosa che se lasciate passare, diciamo, l'ultima settimana, gli ultimi giorni di ottobre, sarà qualcosa che potrebbe non creare grandi problematiche, insomma. Cercate di non essere sempre così ruvidi. Cercate di non essere sempre così ruvidi, soprattutto voi della terza decade che siete molto sfidati invece ad esserlo. Quindi cercate di non essere così ruvidi e sappiate che siete stati tutto sommato fortunati, nonostante gli anni di grande impegno, perché insieme a Saturno avete avuto Giove, che è il pianeta della grande fortuna. Molte persone vivono la congiunzione di Saturno senza questo grande aiuto. Quindi, insomma, tutto sommato è andata bene, anzi, senza tutto sommato, è andata veramente bene. Passiamo al segno dell'acquario che è favorevolmente interessato da questi transiti, da questo cielo di ottobre e anche da questa luna piena. Le prime decadi, quindi i nati di gennaio e quindi i nati degli ultimi 10 giorni di gennaio e dei primi 10 giorni di febbraio, oltre ad avere il cielo a favore perché nel segno della bilancia, hanno una luna piena in ariete e bilancia che è molto favorevole e porta a chiarimenti. Porta a verità positive, a risoluzione di contrasti e ad uno schiarimento dell'orizzonte che l'acquario sta aspettando da tempo. Molte cose è da tempo che non riuscite a, mi riferisco soprattutto ad i nati in gennaio, nei primi 10 giorni di febbraio, è da tempo, probabilmente da maggio 2018, che non riuscite ad avere tutto sotto controllo, quindi a non cavalcare l'onda come piace a voi, probabilmente è la responsabilità, è del vostro governatore Urano che si è posto in aspetto sfidante, quindi in quadratura dal Toro. Quindi il periodo è c'è una lieve tensione da un paio da più di 2 anni, c'è una lieve tensione, c'è un non riuscire a volgere tutte le situazioni a vostro vantaggio che si insinua, che va oltre lo spazio e il tempo, che continua. Che continua e a fasi alterne vi siete distaccati, siete stati travolti dall'ira funesta, dalle vostre collere nervose e non avete ancora trovato la quadra. Il periodo da dicembre in poi, diciamo, da dicembre a tutto il 2021 sarà foriero di grandi novità, ma anche di grandi consolidamenti. Sarà un periodo impegnativo, di grande lavoro per voi, ma anche di notevoli gratificazioni. Se avete fatto un bilancio di quelle che sono le cose importanti e di quelle che non lo sono, bene, queste prime 3 settimane di ottobre magari non saranno leggerissime, non saranno divertentissime come piace a voi, però saranno molto utili per eventuali chiarimenti. Quindi proprio potrebbe essere un mese che funga da spartiacque, ok? Se c'è qualcosa che volete cambiare nella vostra vita, questo potrebbe essere il mese adatto. Potrebbe essere il mese adatto perché sull'onda di questa luna piena molto positiva potreste cominciare a prepararvi, ripeto, per l'ingresso di Saturno nel vostro segno, che tra l'altro toccherà proprio i nati in gennaio e successivamente i nati nelle prime settimane di In febbraio. generale, per gli acquario, questa luna piena e queste prime 3 settimane di ottobre sono molto interessanti per le comunicazioni, come dicevo all'inizio, per i chiarimenti, proprio per le notizie. Sono interessanti per gli studenti del segno dell'acquario, che magari potrebbero aver capito che proprio in queste settimane, che il loro indirizzo di studi non è quello giusto. Potrebbe esserci questo, un cambiamento nell'indirizzo di studi,
un'incertezza nel proseguire, un momento di stop. Magari, ecco, questo potrebbe essere un momento legato proprio all'istruzione e alla situazione particolare che stiamo vivendo del Covid. Magari degli studenti dell'acquario o dei lavoratori dell'acquario potrebbero doversi spostare o rimanere fermi proprio per le nuove disposizioni, per la situazione della pandemia particolare che stiamo vivendo. Qualcuno potrebbe avere, qualche acquario, potrebbe avere una persona lontana, in un paese lontano, in una regione molto lontana, e sta aspettando di rivederla e probabilmente questo avverrà verso fine mese. Sappiate che per i ritorni e per gli spostamenti, questa può essere una luna nevralgica, una luna che vi blocca. Quindi chiarimenti, apprendimento e continua quel reset nel settore delle amicizie e continua quel grande lavoro di maturazione e trasformazione del vostro inconscio e della vostra interiorità che è iniziato il 20 dicembre 2017 e che continuerà fino a questo Natale. Quindi anche laddove un acquario riesca un po' di introspezione, proprio per prepararvi al grande ingresso di Saturno nel vostro segno, è sempre gradita. Allora, una menzione particolare per l'acquario della terza decade. L'acquario della terza decade ha il sestile di Marte. Quindi è portato, sta intraprendendo dalla fine di luglio cose nuove, è proprio votato ai nuovi inizi, all'energia dei nuovi inizi, ha una voglia di cambiare, di fare qualcosa di nuovo, qualcosa di molto interessante. Io vi dico di prestare attenzione soltanto alle comunicazioni e ai disguidi fra l'ultima settimana di ottobre e la prima di novembre, però là ci arriveremo con particolare attenzione diciamo a fine mese. Per il momento, seguite il vostro istinto, cercate di dare nuovo inizio, a questa fase di apprendimento, di cambiamento che state operando e anche voi beneficiate in maniera, meno intensa, ma comunque di questa luna piena, che è un'ulteriore spinta a procedere. E passiamo al segno dei pesci che, vede l'attenzione di questa luna piena porsi nel suo settore entrate, guadagni e diciamo ed eredità e diciamo e cose ereditate. Il pesci a livello chiamiamolo ereditario, a livello proprio familiare ha ereditato una grande creatività, una grande vanità e un certo amore per i piaceri. Il pesci ha l'ottava casa, cosignificante nel segno della bilancia, quindi c'è questo indugiare un po' nelle cose, questo cercare chi lo coccola, chi lo porta avanti, insomma, potrebbe tendere ad approfittarsi un po' delle situazioni. E questa luna piena nel segno della bilancia opposto all'ottava casa, questa luna piena nel segno dell'ariete opposta all'ottavo segno, all'ottava casa che è quella della bilancia e avendo anche Venere opposta al Sole in Pesci, indica che in queste 3 settimane, in questo mese, in queste 3 settimane di ottobre, in questo mese di ottobre, il Pesci non può sbracarsi, non può fare come gli pare fondamentalmente. E, dovrà stare a strette regole. Quindi preparatevi a sentire i pesci piagnucolare, i pesci patire, però mi raccomando, non fatevi commuovere dal loro soave modo di cercare aiuto costantemente e soprattutto nei pesci poco evoluti in maniera molto, molto invadente, come tutti i segni d'acqua, ma ovviamente il segno dei pesci con le masse oceaniche che ha tende a strabordare, ad invadere più silenziosamente, ma più di altri. Quindi mese molto impegnativo nel quale verranno applicate delle regole, quindi non si potranno allargare, vedranno dei paletti messi e dovranno
lavorare molto sulla loro indipendenza. Indipendenza emotiva, indipendenza affettiva e indipendenza economica. State attenti alle spese. Questa luna piena potrebbe, per consolarvi di tutto questo, diciamo, rigore che poco vi appartiene, potrebbe spingervi a fare delle spese pazze. Questo ovviamente riguarda i pesci della prima e seconda decade, quindi i nati in febbraio e nei primi 10 giorni di marzo. La terza decade è un po' più favorita perché gode del sestile di Giove, Saturno e Plutone, ma ha comunque una Venere contraria e quindi anche se si sta cimentando con le regole e con la disciplina già da un po' e in maniera tutto sommato non troppo difficoltosa, adesso potrebbe patire qualche restrizione, qualche rigore di troppo, anche una dieta. In questo caso, un piacere negato, ragazzi. Qui si tratta di un piacere negato che potrebbe verificarsi in questo mese. Siamo arrivati alla fine del video, siamo arrivati alla fine dell'oroscopo dei 23 giorni di ottobre. Spero di aver centrato e c'era tantissimo da dire perché il cielo è abbastanza sfaccettato. Spero di aver centrato, come dire, spero di aver centrato le vostre situazioni, spero di aver individuato i punti nevralgici e di essere stato d'aiuto. Scrivetemi nei commenti e volendo potremmo fare anche un video integrativo. Ditemi voi, insomma, qual è l'aspetto e quali sono i segni soprattutto che stanno vivendo maggiori difficoltà. Il cielo è molto eclettico, in novembre diventerà un po' più armonico. Io vi saluto, grazie a chiunque sia rimasto fino alla fine del video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e sostenetemi con un like. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.